Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Giappone colpito da arma da fuoco, l'ex premier Shinzo Abe è in gravi condizioni, l'ex primo ministro nipponico è crollato a terra durante un discorso a Nara, ferito da 3 colpi alla schiena, il presunto attentatore è stato arrestato, non si esclude la pista del fanatismo religioso. Johnson annuncia le dimissioni da premier, appare chiaro che debba esserci un nuovo leader Tory e un nuovo primo ministro, così Boris Johnson esordisce nel suo discorso alla nazione. Covid e EMA verso l'ok dei vaccini annuali, allarme della Fondazione Cimbe, corrono i contagi Covid, secondo gli esperti, previsto un picco alla fine del mese. DL aiuti ok alla Camera per la fiducia, 410 sì, il voto finale previsto per lunedì. Marmolada, non si sono osservati segnali evidenti di collasso imminente, così i ricercatori del gruppo del lavoro giaciologico geofisico per le ricerche sulla Marmolada, operativo da 20 anni, imprevedibile, dice anche la procura. Il presidente Zaia, il bilancio di 11 morti e dispersi. E occupiamoci della guerra, presidente Zelensky, le armi dell'Occidente funzionano, le armi che Kiev ha ricevuto dai partner funzionano in modo potente, le perdite degli occupanti russi non potranno che aumentare di settimana in settimana, così Zelensky nel messaggio ai cittadini. I contrattacchi ucraini hanno drasticamente ridotto il potenziale offensivo di Mosca, le truppe ucraine stanno avanzando in direzioni tattiche come nelle aree di Kherson e Zaporizhia, Odessa, distrutti anche hangar con grano. Taxi riprende oggi al MIMS il confronto con le rappresentanze sindacali dei tassisti e delle NCC sulle norme del DDL concorrenza, presieduti dalla vice ministra alle infrastrutture e mobilità sostenibile Teresa Bellanova. È morto all'età di 82 anni James Caan, l'attore americano celebre per le sue interpretazioni nel Padrino e in Misery non deve morire. James Caan è stato tra le importanti presenze sul grande schermo della sua generazione e la sua inclinazione a interpretare personaggi carismatici gli è valso ruoli classici come Sonny in Corleone, il Padrino, per cui ricevette una candidatura all'Oscar. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.